Benvenuti in un nuovo video. Oggi andiamo a ricreare una casa moderna, extra lusso, enorme. L'andrò a costruire nello scenario di Nuove Stelle, ovviamente, sopra la collina dei VIP. Ma prima di cominciare vi ricordo che potete utilizzare il mio codice SheilaRed all'interno di Electronic Arts per comprare le vostre espansioni preferite. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, lasciate un like e un commento. Oggi potete lasciare la stellina come emoji. La build di oggi è particolarmente complicata perché è costruita su diversi livelli. Ho giocato molto anche con gli strumenti del terreno e ho utilizzato parecchio la tool mod. Vedete qua, sto ricreando altre stanze giusto per riempire un po' lo spazio, perché comunque il lotto è parecchio grande e questo più o meno è lo shell finito. Questo è l'esterno finito della build. Vi faccio vedere anche la parte posteriore con la piscina vetrata. Qui invece c'è l'angolo barbecue con tavolo da pranzo e la zona cucina riparata da questa tettoia. E qua invece a destra c'è la dépendance. Come vi ho detto prima, è su diversi livelli, perché comunque abbiamo prima di tutto la rampa, che è stata fatta con gli strumenti del terreno, mentre questi oggetti sono stati tutti posizionati con la tool. Queste invece sono le aiuole, che semplicemente sono divise con i mezzi muri a diverse altezze. La casa principalmente è su un livello, mentre ai livelli inferiori abbiamo una zona massaggi e relax qua sotto, e qua invece zona yoga con le candele e le fontane. Di notte, raga, questa zona è stupenda, la adoro. Intanto vi faccio vedere il paesaggio dello scenario di Nuove Stelle. Mentre come livello medio abbiamo la dépendance. È costruita su delle fondamenta separate da quelle della casa, perché comunque le fondamenta, se sono unite, devono essere per forza allo stesso livello. E per unirle semplicemente vi basta lasciare lo spazio di un quadrato tra fondamenta di altezza diverse e poi la collegate con una scala. Comunque, come vedete, il vibe è molto moderno, stile Hollywood. Comunque è una casa pensata per un VIP, ma io direi di cominciare a fare gli interni partendo dal salotto. Madonna, raga, sto divano è troppo figo. Uso sempre questo. Fatemi vedere se sono dritti. È solo che tutti i divani di The Sims, raga, veramente, cioè, sembrano scomodissimi. Cioè, invece, guardate il lusso nel deserto. Come pare soffice sto divano. Ah, potrei usare questo? Ok, sì. Mi serve un tappeto. Però mi serve qualcosa che riprenda il blu. O il tappeto, o, oh, non lo so, il pavimento, qualcosa del genere. So che quel blu così non lo troverò mai. Addio, raga, questo è simile, però. Che dite? I divani dei Sims fanno cagare. A parte sembrare come sono proprio brutti. Ma ci sono tappeti blu e gialli? C'è questo. Non è male, eh. La cosa più bella che a Viaggio d'Apu penso che sia questo bar. Non so perché non ne facciano un altro tondo. Io voglio mettere il pianoforte, quello nero, e metterò qua. Mettiamo il frigo alto. Metto questo qui e ci metto dei banconi, che è parecchio grande sta build. Ed ecco voi il salotto completato. Intanto vi faccio vedere il mobile della TV, che semplicemente è stato fatto con il mezzo muro e la finestra attaccata, e all'interno, vabbè, c'è il caminetto rimpicciolito. Queste sono le mensole di vetro del kit lusso moderno, mi pare che si chiami. La stessa cosa l'ho fatta qua, perché danno comunque un vibe più moderno. Qua invece c'è il bellissimo bar che non usavo da un sacco di tempo, di Viaggio a Batu. Io lo adoro. Dovrebbero fare più bar tondi. Vabbè, zona lavandino, ok, pianoforte. E qui abbiamo ancora le stesse mensole che riprendono, insomma, tutto il salotto. Ve lo faccio vedere dall'alto. Qua ci sono le scale che vanno al secondo piano, ma poi ve lo faccio vedere meglio. Passiamo ora invece alla cucina. Io vorrei fare una cucina bella grossa. Proprio deve riempire un sacco di spazio. Cioè, vista così non è neanche così male. Ok, la cucina c'è. Diventa un po' grosso sto frigo, eh. I fornelli qua ci stanno. Infatti mi metto una piattaforma. Mettiamo un tavolo col vetro. Credo che userò questo. Potrei usare anche questo. Oddio, queste qua hanno anche un po' di giallo. Però sono carine queste sedie. Abbiamo il tavolo. Ho finito cucina e sarà da pranzo, ma vi faccio vedere tutto il primo
piano perché altrimenti qua non finisce più. Come vedete la cucina ha queste finestre enormi come il salotto. I quadri sono presi dalla galleria. Questa invece è la cucina. Ho messo praticamente delle colonne agli angoli e delle colonne anche qui per delimitare l'isola dove hanno la zona cottura. Vi faccio vedere meglio i banconi della cucina. Ovviamente tutto è clatterato. Dietro hanno l'angolo colazione, microonde, caffè, insomma bollitore, di tutto e di più. Mentre qui a destra c'è ancora un altro salottino, sempre con i quadri presi dalla galleria, e la sala pranzo. Quindi tutto praticamente è aperto in lunghezza e mi piace un sacco. Ma andiamo a vedere un attimo il resto del primo piano. Allora, intanto qui ho fatto un piccolo bagnetto, che vabbè non vi sto a far vedere nel dettaglio, è un bagno normale, tranquillissimo. Semplicemente ho preso il lavello di arredi da sogno più questi scaffali modulari messi tra un lavello e l'altro. Questo è il corridoio, semplicissimo. Le altre due stanze sono l'ufficio con questa scrivania fatta con al lavoro e i comodini del base. Queste librerie invece sono di Moschino e i quadri invece di Vita in città. Molto carino questo studio, mi piace assai. Di qua invece ho fatto una libreria con questi divanetti un po' particolari, le chaise longue, che io in realtà non uso quasi mai, però ho detto ma sì, perché no, why not? E qua invece c'è il bar. Quindi qua si beve vino e si legge. E questo è tutto il primo piano dall'alto. Ve l'ho detto, è una build piuttosto grande. Passiamo al secondo piano. Come la facciamo alla stanza degli ospiti? Mettiamo un armadio. Mettiamo qualche giacca da uomo. Secondo me il colore base ci sta. Non lo so, adesso vediamo perché devo anche scegliere il letto. Perché poi è capace, metto il letto e cambio tutto. Più o meno l'armadio è questo. Mettiamo un letto. Che letto alla Lady Oscar. Sì, però quanto è bello questo letto. Eccolo qua. Questo, allora, a me piace, ma non lo uso quasi mai perché non me lo ricordo mai. Quasi quasi ci metto la vasca. Non lo so, è più bella quella degli ospiti che quella padronale. Scusate, come cazzo è possibile? Rialzata con una piattaforma tonda, quindi verrebbe così, ma poi è sfruttabile, adesso lo scopriamo. Lo specchio l'ho lasciato là. Più cose hai, più sei indecisa, secondo me, perché sai, quelle quattro cose, tanto quello, tra quelle devi scegliere. Se tu ne hai già 100, scegliere diventa difficile. E anche in questo caso vi faccio vedere tutto il secondo piano, perché altrimenti il video durerebbe un'eternità. Comunque, questa è la stanza completata che vi stavo facendo vedere. C'è la cabina armadio fatto con i mobili di arredi da sogno. Questo è il letto. Alla fine ho messo i comodini, in realtà più che altro tavolini tondi con queste luci che cadono dall'alto. Questa è la vasca finita, molto carina. Ormai io amo mettere le vasche nelle stanze, mi piace troppo. E questa qui è la makeup station. Vi faccio vedere velocemente anche la stanza padronale, praticamente è simile a quella che ho già fatto. Semplicemente c'è la culla dei bambini all'interno, uno specchio più grande, però diciamo che la base è sempre quella. Questa invece è la stanza dei bambini, un pochino più colorata, forse meno moderna. Però boh, la stanza dei bambini mi piace sempre farla colorata, vivace. Molte cose sono anche di tinte pastello e cresciamo insieme. Qui praticamente c'è il corridoio. Ah, non vi ho fatto vedere che praticamente il secondo piano, anzi dal secondo piano c'è questa lampada, non mi ricordo di che espansione è, che scende fino a sotto. Bellissimo, mi piace un sacco. E questo è il balconcino del piano superiore con le librerie ai lati, scacchiera. Queste qui sono i divanetti di angolo dei libri. E poi qui il bagno, che è simile a quello del piano inferiore. Ma non è finita qua, perché la casa, oltre ad avere una piscina, zona yoga, zona massaggi, ha anche una palestra con sauna. Quindi andiamo a ricrearla. Ah, volevo vedere se riesco a dividerli da una colonna. Sì, hanno la TV sparaflesciata in faccia. Non c'è un'altra TV. Cioè, sono tipo a 30 cm di distanza con il televisore 60 pollici. Mettiamo il box. Quindi uno e due. Qua mia moglie armadietto.
infatti. Ci vorrebbero le panchine. Questa forse potrebbe aver senso come panca. Toglierei la doccia centrale e metterei una mensola. Sì, sai cosa potrei mettere? Le mensole di spa. Ok, ci sta, bella, mi piace. La palestra è praticamente al piano inferiore, quindi si scendono le scale ed ecco qua la palestra privata insieme a spogliatoio, sauna e docce. Ve la faccio vedere più da vicino. Prima di tutto c'è questo divisorio centrale dove si prendono gli asciugamani, ci sono i magazine, le bottiglie, l'acqua, il frigo, insomma tutto molto lusso. Qua invece ci sono tutta l'attrezzatura da palestra, i guantoni, le palle, i macchinari che sono tutti di spa se non sbaglio, zona TV, e qua si può fare box. Entrando c'è il piccolissimo spogliatoio con le panchine al centro, come sempre tutto clatterato, quindi scarpe, asciugamani. Questa è la zona lavandini. Ovviamente ho messo un piccolo bagnetto anche qui, perché altrimenti devono percorrere chilometri per andare in bagno. Qui ho messo la sauna e questa invece è la zona docce. Manca la dependance. Anche questa ve la faccio vedere già completa. All'esterno la dependance è così, praticamente è la versione mini della casa principale. Questo è l'esterno, sempre con il bar, qui si può giocare a carte. Si entra e praticamente la dependance semplicemente può essere una specie di stanza dei giochi, quindi abbiamo le freccette, i palloni firmati, vari poster, un po' più da adolescenti, varie lattine. Qua la birra, tra virgolette, vabbè, insomma, zona ping pong, zona biliardino. Ho messo anche un piccolo bagno 3x2, c'è anche la doccia. E di qua invece c'è il salottino, i salottini che riempono qualsiasi cosa. In queste build grandi è sempre un jolly mettere i salottini. Comunque diciamo che è più un salottino dove possono guardare i film, possono giocare, con le librerie ai lati, chitarre. Insomma, l'ho pensata più che altro per una dependance per adolescenti. Quindi questa qui è tutta la build finita. Io spero che vi piaccia. Come sempre la potete trovare in galleria sotto Sheila Redesi 92. E niente, noi ci rivediamo al prossimo video.